Europa Under 20 tra Italia e Spagna. Subito un errore azzurro con la Spagna che recupera questa pallina. Il Paulinho sta dando Ferran Fon cara a cara con il guardarez italiano, ali a bailar, vai a tirare la difesa e penalti. Grande novità. Em pouco, Carvalheiro atira ao poste. Pode Coco dar a primeira vantagem do jogo à Itália. Vamos ver. Entrambe le squadre in inferiorità numerica. Coco sulla pallina, parte, muove la pallina. Serie di finte, la conclusione, la pallina entra, ma c'è il fallo di Coco. Fallo di Coco. Mais o seu domínio. Mate meia distância e golo. Espanha. Inaugurado o marcador em Valongo. Um golo com alguma sorte. Foi... Sim, uma longa distância de Burgaia, um toque de pressa ali na cara do guarda-redes italiano. Estamos a rever agora o lance. Eu penso que a bola ainda terá tabelado também. Questa azione. Bisogna pareggiare i conti e poi giocarsela praticamente in un supplementare anticipato. Coco, finta al tiro, si avvicina al tiro. Vamos ver. Verona, l'ultima possibilità che abbiamo, tiro diretto, gol di Verona a 42 secondi dalla fine, ristabiliamo la parità, ma attenzione perché siamo a 9 falli e ora verranno a cercare il decimo fallo i giocatori spagnoli. Siamo a 9 falli, abbiamo rimesso in piedi una partita davvero incredibile, non stiamo neanche a discutere se c'era o non c'era il decimo fallo, ce l'hanno dato, lo prendiamo, perché con tutto quello che è successo in questa partita ci mancherebbe anche che ci mettessimo a discutere se quel fallo c'era o non c'era. Oh, olha, quarto livre direto. Acabamos de ver a repetição do golo. Alabarte. Não é Alabarte. Oh, é. Remate, é golo! Pressas! Pressas! Espanha marca! Roger Pressas! A Espanha está na final do Europeu de Sub-20. É caso para dizer, José Gaspar. Tanto enganou che quando meno si sperava acabou por rematar a baliza. Marcelo. L'unico errore in difesa di questi tempi supplementari. L'Italia viene punita con il golden goal dalla Spagna, esce.